tutti gli uomini hanno lo spirito e ricercano il bene comune. Ragionamento fuorviante. Infatti, se tutti gli uomini hanno lo spirito, non tutti considerano come bene comune la stessa cosa. Confusione, dunque, contraddizione. Ehi, scopriamone alcune. Ma Peter Hitchens era più un giornalista di sinistra che un esponente politico. Però nei commenti c'è un suo imitatore nel ravvedimento delle ingiustizie commesse, Paul Embury, che invece è un po' più coinvolto nelle politiche di sinistra, perché è un sindacalista. Questo è il commento di Paul Embury, o Imbery, ma a me piace più Embury. 12 anni fa, ossia nel 2001, perché scrive nel 2013, sarei stato indignato da questo articolo di Peter Hitchens. Per uno come me, allora socialista come oggi, questo tipo di opinioni era sostenuto solo da bigotti, con un pregiudizio profondamente radicato nei confronti degli estranei. Questo è il tipico modo di ragionare di chi si sente buono, dalla parte giusta. È del bene. Avrei impiegato tutti i vecchi argomenti che noi socialisti sfiliamo. Il multiculturalismo è una cosa meravigliosa. L'immigrazione di massa ha ampliato i nostri orizzonti e portato benefici economici. Forse quando l'economia va su, ma quando va giù? Dovremmo sostenere la libera circolazione dei lavoratori, così come i capitalisti sostengono la libera circolazione dei capitali. Tutti gli immigrati sono alleati della classe operaia nella lotta contro la classe dominante. La Gran Bretagna è sempre stata una calamita per l'immigrazione. L'Italia è sempre stato un popolo di emigranti. Eccetera. Ma ho cambiato idea. E il motivo per cui ho cambiato idea è perché ho sperimentato in prima persona le conseguenze delle mie argomentazioni. E adesso passo a spiegarlo. Sono nato e cresciuto nel distretto londinese di Barkingham e Dagenham. 5 generazioni della mia famiglia hanno vissuto nel borgo. E adesso fa la presentazione del passato e cosa è successo. Era sede della più grande proprietà comunale del mondo, quindi una proprietà pubblica, costruita alla fine degli anni 20 per accogliere la fuoriuscita dall'East End. Mai benestante, ma stabile, con alloggi dignitosi. Molti uomini locali erano impiegati nello stabilimento Ford locale. A differenza di molti dei suoi vicini quartieri est di Londra, Barkingham e Dagenham non sono stati in gran parte influenzati dall'immigrazione. Rimase così per 70 anni. Poi, in pochi anni, a cavallo del millennio, il borgo cambiò irriconoscibilmente. È successo prima che la popolazione locale avesse il tempo di battere le palpebre. Queste frasi poetiche, queste persone stanno sempre con la testa sulle nuvole e usano sempre queste espressioni poetico, romanzesche, prima che le persone avessero plic. Di che è successo nell'arco di un lustro, Scendi coi piedi per terra, fai un linguaggio concreto. Ma queste persone che vogliono distruggere sognano i mondi irreali che hanno per la testa. Yeah. Un rapido afflusso di immigrati ha cambiato completamente i costumi e la cultura del borgo.
è stato capovolto. Ho ribaltato. Ho fatto qualche ricerca qualche tempo fa e ho scoperto che in pochi anni la percentuale di immigrati che vivono nel borgo è passata da circa una cifra a un terzo. Quindi forse erano tra il 5 e il 9% e sono passati al 30%. Sono sicuro che ora è ancora più in alto. Si parlavano in modo diffuso nuove lingue, si introducevano nuove usanze e si chiudevano negozi antiquati per riaprire la vendita di prodotti di cui la popolazione indigena, inglese, non aveva bisogno o non riconosceva. La gente non conosceva più i propri vicini e non si facevano chiacchiere nei negozi o nelle strade. La gente del posto si sentiva completamente disorientata. Non era il colore della pelle dei nuovi arrivati a creare barriere. Era la differenza di cultura. E sono arrivati gli alieni. C'hanno due braccia e due gambe come te, ma sono completamente diversi. Ragionano in maniera diversa. Hanno una storia completamente diversa. Sono esattamente alieni. Che fanno gli immigrati? Non sono immigrati, sono alieni che vivono l'immigrazione. E l'integrazione non può essere l'imposizione della propria cultura, perché altrimenti diventa una violenza. Ho difeso tutto ciò in quel momento e ho avuto accesi dibattiti con vecchi amici che consideravo razzisti all'improvviso, solo perché sollevavano preoccupazioni. Cioè adesso li definisce preoccupazioni, ma a quel tempo li definiva attacchi verso gli immigrati. In effetti erano persone per bene che avevano tutto il diritto di sollevare preoccupazioni. La maggior parte non era razzista, ma alla fine sono stati costretti al silenzio. Bravo! Conclusione di Paul Embury. Mi vergogno del modo in cui le persone per bene della mia vecchia comunità sono state trattate per il semplice fatto di sentirsi a disagio con il modo in cui l'establishment liberale ha portato il caos nelle loro vite fino a quel momento comode e stabili. Paul Embury. Infine c'è l'esempio di Lord Mendelssohn, che è stato parlamentare inglese di sinistra dal 1992 e ha ricoperto incarichi di governo dal 1997 al 2010, il quale, un mese e mezzo dopo Hitchens, si è sentito in dovere di fare queste ammissioni. Questo è il riferimento web. www.dailymail. E qui abbiamo i titoli e i sottotitoli. Immigrati? Abbiamo inviato squadre di ricerca per convincerli a venire in Gran Bretagna. E abbiamo reso difficile per i britannici trovare lavoro, dice Mendelssohn. E questo è il sottotitolo. L'ex ministro ammette che i laburisti, il partito di sinistra in Inghilterra, hanno deliberatamente progettato l'immigrazione di massa. Tra il 1997 e il 2010, la migrazione netta in Gran Bretagna è stata di 2,2 milioni. Questo è il nome del giornalista, di Tim Shipman, il quale scrive il 14 maggio 2013. Come mai solo nel 2013 questo Tim Shipman si è messo a contare i migranti tra il 97 e il 2010? Questi sono 14 anni. Non poteva, per esempio, dopo 7 anni, nel 2003, contare quanti migranti c'erano in Gran Bretagna?
Quindi dopo il 2010 sono passati altri 3 anni prima di fare questo articolo. Perché evidentemente dopo la confessione di Hitchens del 31 marzo 2013, il 14 maggio anche Lord Mendelssohn si è pentito e ha fatto la sua confessione. Quindi anche Tip Shipman di questo giornale prima taceva per non dare fastidio e poi dopo la confessione di Hitchens e l'ammissione anche di Lord Mendelssohn ha fatto questo articolo non proprio di sinistra. E questo è il testo dell'articolo di Tip Shipman. I laburisti hanno inviato squadre di ricerca per gli immigrati per convincerli a venire nel Regno Unito, ha ammesso Lord Mendelssohn. A conferma sbalorditiva. Sbalorditiva, dal 97 al 2010 sono 14 anni. Sbalorditiva in che senso? A conferma sbalorditiva che i governi Blair e Brown, ossia di centrosinistra, hanno deliberatamente progettato l'immigrazione di massa, l'ex ministro del governo e spin doctor, ossia consulente nella comunicazione, ha affermato che New Labour, il partito di sinistra inglese, ha cercato lavoratori stranieri. A conferma sbalorditiva. Beh sì, forse prima pensavano che questi lavoratori stranieri andavano in Gran Bretagna spontaneamente, di propria iniziativa, e adesso invece hanno scoperto che invece c'è stato un invito esplicito e taciuto. Quindi ha anche ammesso, Lord Mendelssohn, che l'afflusso di arrivi ha impedito ai tradizionali sostenitori del partito di trovare lavoro. Cioè, tutti quelli che votavano partito di sinistra inglese poi non trovavano lavoro a causa della politica e dell'attività nascosta del partito stesso che votavano. Interessante, Tip Shipman mette a confronto Lord Mendelssohn anche con Ed Miliband. Al contrario, il leader laburista Ed Miliband ha affermato che il suo partito si è sbagliato sull'immigrazione, ma ha rifiutato di ammettere che era troppo alta sotto i laburisti. Tipico di quelli che rompono il vetro e poi nascondono la mano. Si è rotto da solo. Tra il 1997 e il 2010, la migrazione netta verso la Gran Bretagna ha totalizzato oltre 2,2 milioni, più del doppio della popolazione di Birmingham. Questi sono i soliti esempi inglesi. La cifra netta annuale è quadruplicata sotto il lavoro. Questa è una traduzione dall'inglese. Sotto il lavoro si intende nel campo del lavoro. Da 48.000 persone nel 97 a 198.000 entro il 2009. Ogni anno c'era queste migliaia di persone straniere in più nel mercato del lavoro. Le osservazioni di Lord Mendelssohn arrivano 3 anni dopo che i funzionari laburisti hanno negato le affermazioni dell'ex consigliere Andrew Nether, secondo cui hanno deliberatamente incoraggiato l'immigrazione per cambiare la struttura della Gran Bretagna. In che senso cambiare la struttura? Ce lo dice dopo. Nether ha affermato che la politica è stata progettata per strofinare il naso della destra nella diversità. Ho capito che vuoi strofinare il naso di coloro che votano destra nella diversità, ma qual è il vantaggio? Nella sesta parte continua il caso di Lord Mendelssohn. E indagatore, qua c'è il prossimo video.